I nostri ragazzi, specialmente quelli delle scuole, la terza elementare ci fanno impazzire perché non sempre sono abituati a vedere solamente la televisione, vedere. Quando vengono qua vogliono sapere di tutto e di più. E sono contento di questo, lo facciamo per loro. Usava questa bilancina qua e con questa lui ti pesava i 2 etti di zucchero, quello che c'era da pesare. Allora, questi contenitori qua, che si chiamano minnalli, dalle nostre parti qua si chiamano minnalli, questi qua sono il contenitore perché il rasato dava il peso senza metterlo sulla bilancia. Tutto quello che serviva nell'azienda agricola, oltre ad essere pulito, queste qua sono tutte le burattine che servivano per purificare il grano, perché se si portava al mulino un grano pulito, si portava a casa anche una farina pulita e si faceva il pane che era la fine del mondo. Lo facevano anche con questa, vedete? Specialmente il riso, questa. Lo facevano anche con questa. Quando vengono le scolaresche qua, gli chiedo sempre, secondo loro, che cosa sono queste qua. Allora mi dico, c'è che mi dicono le scarpe. Allora da un paio di dico, provate a mettermele queste qua. Non è possibile. Allora queste qua sono le sarme per costruire le scarpe. Abbiamo fatto il falegname. Ecco perché dicevo prima che il fatto deve andare d'accordo con il falegname. Perché uno ha bisogno dell'altro. Se andiamo a costruire un mozzo di una ruota, vediamo che ci sono le parti in legno e bisogna mettere le parti in ferro per tenere tutti insieme. Queste qua si potevano mettere 2 persone da una parte e 2 dall'altra. Un prodotto molto importante che veniva sempre dalla Campania era la vendemmia, il vino, l'uva. Siccome che il vino si produce una volta all'anno, doveva durare per un minimo un anno. Questa per piccola quantità, questa era una piccola folatura che si arrivava lì, si schiacciava l'uva e il mosto andava a finire dentro nella bocca. Levare i botti. Siamo riusciti a trovare i banchi come erano all'origine. Se guardiamo qui, vedete che ci sono i buchi per il calamaio, anche eccolo qua il calamaio. Qua dentro l'insegnante ti metteva l'inchiostro per poter scrivere col pennino. È la penna col pennino, eccolo. Che qua. E questa era la cartella che serviva dalla prima alla quinta. Che Vittorio mi ha detto che abbiamo fatto 49, dirà fuori di sicuro. Ecco, questa è la cucina, un punto molto importante, perché in cucina si ritrovavano tutti. In più la cucina era un punto caldo della casa. Ce n'è qua, riprende pure. Buongiorno. Ciao. Ho detto che sia una cosa fatta bene. Questa è la stanza da letto. La stanza da letto non abbiamo detto che è un punto riscaldato della casa, ma è una stanza dove si andava a dormire. Perciò per andare a letto e stare un po' al caldo bisognava mettere queste attrezzature qua, che da noi si chiamano il preo oppure la monnica la chiamano, si mettevano nel letto, tenevano sollevate le coperte e dentro in questo contenitore si mettevano le braccia coperte con la cenere e in un paio d'ore le lenzuola erano caldine, perché la stanza era talmente fredda che sui vetri c'erano i disegni se c'erano delle giornate fresche. E quando c'era bisogno, la notte, questo qua era il bagno. Si faceva quello che c'era da fare, alla mattina si faceva pulizia. Questo qua è il bagno della notte. E questo qua era, cioè, un po' di acqua, puntatino così. Questa era la stanza da letto, tutte le attrezzature che servivano.
fermo qua. Allora, diciamo che nelle case, nel periodo di aprile, maggio e giugno, si allevava anche il bacco da seta. Tutta la famiglia si dedicava a raccogliere le foglie di gesso. Le foglie di gesso, perché il bacco da seta non sarebbe nient'altro che questo buco qua. Questo buco qua. Eccolo qua. Questo veniva allevato e lui in 40-50 giorni finisce il suo ciclo e produceva un bosso così. Questo qua è un bosso che è ricoperto di tutto filo di seta. Diciamo che sul bosso così ci sono anche 1500 metri di filo. Ovviamente per essere lavorato il filo di seta ci devono essere 6 o 7. Diciamo che per fare il bucato serviva tutta questa attrezzatura qua. Per fare il bucato serviva una settimana e il detersivo naturale si può avvicinare, la cenere è il detersivo naturale. Allora le persone anziane che vengono qua ci dicono che il bucato fatto con la cenere è più profumato di quello che usiamo adesso per mettiamo il detersivo. Ah, se guardi bene, allora lì si mettevano in due a sparte nel fuoco, perché l'acqua veniva riscaldata nel paiolo fuori. Riscaldata nel paiolo fuori, poi veniva messa la cenere, e dopo si metteva dentro qua. Con il fuoco dentro lì si puliva tutto bene. C'è stato un altro dal nostro paesano, ho detto che qua ti facevano il filo, sì.